Romeo Carmelo Luigi, Zoppi Enrica, sempre qualcuno, Zucconi Valentina, presente, Ablondi Roberto, presente, Bandini Michele, presente, Caffarra Francesco, assente, Venturini Miria, Armani Giovanni, presente. Quindi al momento tre assenti. Eccoci, buonasera. Allora cambio. Ciao. Due assenti. Scrutatori. Scrutatori, Cirico, Blondi, Amico. Quello che riguarda il verbale della seduta precedente, ci sono delle osservazioni. Nessuna osservazione. Ci sono delle interpellanze e interrogazioni. Come comunicazione volevo dire che entro la primavera verranno sistemate le strade provinciali all'interno del comune di Berceto. Vengono fatte anche da altre parti, ma ci interessava dire questo, sia la strada di Manubiolo che quella di Lozzola e anche il raccolto autostradale, complessivamente per 557.000 euro tutte e tre le strade, escluso che la selvatica, cioè il Calestano, ne abbiamo già parlato, c'è un finanziamento di oltre 2 milioni che stanno già facendo i lavori, sono già in corso, gli altri invece verranno fatti presumibilmente in primavera. Io ho l'occasione per ringraziare, non si chiamano più assessore, comunque il consigliere Serpagli Giampaolo e anche l'ingegnere Rifro che hanno sicuramente cercato di fare tutto il possibile per ottenere, nonostante la situazione in cui si trova la provincia, i finanziamenti necessari. Poi il 5 di dicembre, che è sabato prossimo, con l'architetto Mazzari facciamo una riunione per illustrare tutti i dati sulle centraline idroelettriche, le misure di portata fatte durante questo anno, quelle centraline idroelettriche che abbiamo già parlato lo scorso anno, che dovrebbe essere poi finanziate da un azionariato diffuso e usa l'acqua che esce dal depuratore. Contemporaneamente presenteremo un prossimo bando che ci dicono uscire in gennaio, i primi di gennaio, una centralina idroelettrica del comune di Berceto, sperando che ci sia finanziata completamente con fondi europei attraverso la regione, in Baganza, lì vicino all'attuale diga. Quindi sarà una centralina a coccole che stiamo valutando quella cosa lì. L'11 dicembre, per le tante lamentele che ci sono in giro, c'è una riunione con Confconsumatori per quello che riguarda le bollette dell'acqua, soprattutto la lettura, soprattutto i carichi con cui viene, che molte persone dicono che non è stata letta, con cui si ritrovano dei soldi che andranno a pareggio magari fra un anno o due. Comunque sono cose da valutare e invitiamo la Confconsumatori. 19 dicembre, pomeriggio alle 16.30, c'è quella intitolazione alle scuole per Matteo e Giuseppe, poi di altro. Una cosa molto importante è che fisseremo il Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio preventivo 2016 il 21 di dicembre. Prima, come avevamo detto anche l'altra volta, se c'è la disponibilità anche da parte dei consiglieri delle Mire e degli Armani, facciamo volentieri un incontro non solo con i consiglieri di maggioranza, revisore dei conti anche personale, eventualmente anche le associazioni di categorie, ma avevamo piacere di discutere e di illustrare bene il bilancio, che purtroppo, come dicevo, è molto semplice, però molto semplice nel senso che alle capacità di pagare i mutui e il personale, però è giusto anche conoscere tutto bene quella che è la situazione, quindi faremo un incontro, se c'è la disponibilità, come avete detto, ci fa molto piacere.
Bene, punto numero 3. Assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 175, comma 8 del decreto legislativo 267-2000 e sesta variazione di bilancio. Quindi in pratica c'è l'assestamento generale di bilancio, abbiamo posto le premesse nel precedente consiglio comunale con la rimpossessione dei mutui, c'è il benestare, la relazione che è allegata nel revisore dei conti, il nuovo revisore dei conti che è stato sorteggiato in prefettura, per cui mettevo, se c'è qualcuno che deve intervenire, altrimenti metto in votazione. Chi è favorevole all'assestamento di bilancio? Chi è contrario? Immediata esecutività. Ci sono due delibere che illustro insieme perché poi votiamo separatamente, che è la 4 e la 5, che è la proroga per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Noi abbiamo fatto questo appalto nel 2010, in attesa che ATERCE, come vuole la legge alla quale noi siamo fortemente contrari, stabilisce gli ambiti ottimali e esplicasse la gara a livello provinciale o a livello dei singoli ambiti, comunque attraverso la legge regionale sottratto il servizio ai comuni. Lo considero anticostituzionale, succederà come è successo per l'acqua, per tanti altri servizi che sono solo dei carrozzoni pubblici che aumentano solo i costi. Questo problema si presenta in tutta la provincia di Parma, perché ATERCIR non ha ancora stabilito gli ambiti, non li ha stabiliti non per cattiva volontà di ATERCIR, che si sta anche impegnando, ha fatto centinaia di riunioni, ma perché ci sono delle discussioni, compreso Berceto, che amerebbe rimanere da solo, perché non viene definito ambito, amerebbe rimanere insieme a Solignano e Terenzo, ma non viene stabilito ambito. C'è la stessa città di Parma che vuole essere definita ambito e ATERCIR non è d'accordo, perché ATERCIR nella sua visione avrebbe stabilito Salso Maggiore, Firenze e comuni intorno a Salso Maggiore, Firenze un ambito, tutto il rimanente della provincia un altro ambito. Quindi ci sono delle discussioni, essendoci delle discussioni ATERCIR non è in grado di fare la gara d'appalto, quindi si va in proroga. Queste proroghe noi le stiamo facendo direttamente come comuni, con una cooperativa sociale, eccetera. Immaginate Parma che le fa con Iran, che è un SBA, Iran che è un SBA. Però ci troviamo in questa situazione. Quindi noi proroghiamo un anno alla cooperativa Umeo per quello che riguarda la raccolta e la gestione della stazione, la raccolta di rifiuti e la gestione della stazione ecologica, ed è il punto numero 4. Chi è favorevole? Devi fare chi è contrario? Immediata eseguibilità. Il punto numero 5 invece è lo smaltimento dei rifiuti che viene fatto attraverso la discarica di Borgo Taro, la quale aderiamo perché avevamo diritto anche come comunità montana, siamo disponibili a pagare anche i costi della cosiddetta post mortem, visto il tipo di gestione che hanno fatto della discarica, con le cifre che erano stabilite prima del piano successorio, che adesso con il piano successorio hanno centuplicato. Noi invece volevano farci il decreto aggiuntivo, ma essendoci una causa in corso dal 2010, dopo che ci hanno fatto sempre la comunità montana un decreto aggiuntivo sui rifiuti, dovendo stabilire il giudice la quantità di rifiuti del 2007, perché la comunità montana e l'unione dei comuni adesso sul piano successorio si rifà i dati del 2007, non i dati di adesso, ma i dati del 2007 per farti pagare più di 50.000 euro all'anno di post mortem sulla loro discarica. Noi
abbiamo resistito al decreto ingiuntivo, il giudice ci ha dato ragione proprio perché c'è già una causa in corso, per cui noi siamo disponibili a pagare quello che si è concordato in ogni piano successorio. Chi è d'accordo sul punto numero 5? Ah, la proroga viene data alla ditta Palma, che è qua a Vercelli. Chi è favorevole? Chi è contrario? Gli altri di visibilità. Capitolato donne per affidamento e gestione della ghettoella in vaganza e approvazione. Come sapete non c'è più la piscina, noi ci piacerebbe fare un bando pubblico per dare in gestione lo chalet che è di proprietà del comune e anche il laghetto che va chiesto una concessione, del resto noi ce l'abbiamo, al servizio tecnico di bacino nel regno civile. E quindi per la gestione di queste cose qua ci piacerebbe fare appunto un bando pubblico che verrà valutato non solo per il tipo di lavoro che viene fatto dentro, fondamentalmente ci interessa valutare le migliorie che apportano al fabbricato e a tutta la zona, le migliorie quindi la valutazione di un progetto, sia per i lavori sia un progetto per la gestione, che garantisca una gestione che possa portare dei benefici, diciamo così, a tutta la comunità. Non pretendiamo un canone, non vogliamo avere di spese e non vogliamo neanche risarcire, cioè contribuire a delle spese, non vogliamo di canone, però non vogliamo neanche di spese. E quindi vorremmo fare questo bando pubblico che conosciamo già diverse persone che sembrano interessate, poi quando c'è il bando magari non partecipa nessuno, però è intenzione utilizzare quello spazio lì che consideriamo comunque molto bello se gestito bene. Chi è favorevole? Chi è contrario? Immediata. Immediata eseguibilità. Capitolato donna per affidamento e gestione utile del castello del capoluogo. In pratica un po' nella stessa direzione è questo punto sul castello. Il castello è stato sistemato in un certo modo, parlando anche con gli archeologi, ci sono dei problemi che non siamo in grado di affrontare, nel senso che non sono stati sistemati, chiusi alcuni pozzi, che non è che rappresenta un pericolo, ci va l'acqua. Dopo la recinzione molto fatiscente, cominciano che quest'estate abbiamo sistemato, ovviamente diventava pericoloso del passerello in legno, non so se era il sistema migliore, poi ci sono errori che si possono anche fare, però c'erano già delle assi malamente. È un posto che quelle poche volte che si riesce a utilizzare in modo collettivo d'estate piace veramente a tutti, poi diventa semplicemente un ricettacolo di giovinastri che fanno dei disastri, lo sporcano, diventa difficile, ci fanno anche degli atti di vandalismo, hanno già rotto due volte tutti i punti di luce, la prima volta tra l'altro erano della Buzzetti, quindi con dei danni. Noi ci piacerebbe, sarà molto difficile anche qua fare un bando pubblico, se qualcuno lo utilizzasse nei modi giusti, chiaramente corretti, con l'autorizzazione della sovrintendenza, eccetera, cioè non è che uno possa andare là a farsi dentro tutto quello che vuole, soprattutto un po' rovinare, se avrebbe un qualche cosa di più utilizzato. Quando sarà messo a posto, dopo 15 anni, forse 16, problema del fortino, dove il comune ha speso oltre 80.000 euro su una cosa che non è sua, quando dopo mi parla la Maddalena, Zanzucchi, tutta questa gente di danni erariali, bisognerebbe ricordarglielo, farei la stessa cosa per il fortino, dove qualcuno aveva anche chiesto, poi quando c'è il bando magari non lo farò. Comunque mettevo in votazione il punto numero 7 per predisporre poi il bando pubblico chi vorrà partecipare per la gestione del castello. Anche questo il comune non tira fuori niente, non vuole niente, c'ha un suo regolamento interno chiaramente per il tipo di uso che deve essere un uso compatibile. Favorevole? Chi è contrario? Sì,
Invece il mio vice sindaco è tratto in inganno. Vediamo se è verità. Il cinema aperto. Ci sono tante cose. D'estate quelle due o tre volte che ho usato, veramente molto bello. L'ottavo punto c'è da modificare con una volontà che esprimo. Cerchiamo di essere moderni. Qua ci sono i criteri e modalità di calcolo delle sanzioni previste dall'articolo, sono sanzioni obbligatorie quando si fanno delle cose in micro paesaggistico, in assenza, in uniformità delle autorizzazioni, eccetera, che capita molto spesso perché abbiamo tantissime zone vincolate. Ci sono anche delle multe che sono consistenti, anche la minima, che a volte sono per delle sciocchezze. Faccio un esempio: uno va a pulire un canale, dovrebbe pulire l'idrogeno civile, il sistema, eccetera, eccetera, prende la multa sia dei carabinieri che della forestale, tutto il comune poi è obbligato a dare il minimo, credo che sia 2.000 euro. Io vorrei inserire, che l'avevo già detto, ma quello che dico io non l'ho ascoltato, che potrebbe, oltre ad essere pagato in denaro, essere stabilito anche di far guardia in natura. Detto così se voi siete maliziosi, no! Io c'ho in mente a Blondi, Zambernati, c'ho in mente quelle 20 persone che hanno avuto questi problemi, che hanno fatto un piacere perché sono andati a mettere a posto i canali, hanno preso la multa, quindi il pagamento in natura non... Ma perché sono quindi in natura? Va bene. Punto numero 9, che è favorevole, quindi la segretaria manda all'ufficio tecnico, insieme all'ufficio tecnico vede la possibilità anche di tramutare a discrezione della giunta, eccetera, perché se uno fa dei lavori da matti, però delle cose, eccetera, di valutare caso per caso. Non vuole essere un senso... Sicuramente poi bisogna adottare un regolamento che disciplinarsi, eccetera, tenendo presente che tutti, e poi dipende quando anche dal fisico della persona, c'è un altro. Cioè, dipende anche dal fisico della persona. No, nel senso che mi ricorda molto non ci presenta mi ricorda molto il discorso del baratto amministrativo, che è tutto sommato sembrava che fosse chissà che cosa, e poi appunto sta diventando, ci sono grossi problemi, esatto, quindi c'è in mezzo lo Stato. Come le imposte comunali non si pagano più al comune ma si pagano allo Stato. È stato lo Stato che ha previsto il baratto amministrativo, sì. Però poi ci sono delle condizioni particolari, certo, che bisogna prende lui. Se io ho uno invece di pagare l'IMU, mi fai dei lavori, ci avrei interesse, ma il 50% della nostra IMU la prende lo Stato è mica la cosa. Certo. Altrimenti ce lo farei con lo scartetto lì. Vabbè. Lavoro. Certo. Vuoi anche l'immediata eseguibilità? Non puoi. Se devi modificare. Se devi fare il giro. Ci vuole. Noi ci siamo interessati, adesso se il Consiglio Comunale è d'accordo, c'è un emendamento e poi in giornata, è sullo stesso, sulla stessa falsa riga, mi è arrivato da una senatrice, un onorevole, spero di avere il nome, una certa Mura. Mura, no, non è la Mura. La Mura, che è una parlamentare del PD, tra l'altro questa qui è una proposta di legge presentata il 2 luglio 2014, ancora ferma lì, sottoscritta da diversi parlamentari che guardavo poi stamattina su internet, la proposta 2510, firmataria, adesso io l'ho mandata al Germanini, firmatari tra l'altro sono tutti quelli del... con quelle del PIN, quindi metterei in votazione anche questo perché vedo che tutti i comuni lo stanno mandando adesso a questa senatrice, quindi avrei piacere di votare da anch'io, che siamo un po' in attesa. L'emendamento che il primo emendamento primo emendamento è per il differimento del pagamento delle rate dei mutui in scadenza per i piccoli comuni. Ci siamo fatti aiutare dalla ragioneria della regione
Poi siamo andati a parlare con la Donnelli a Roma il 5 e 6 di ottobre, chiedendo aiuto all'ANCI, chiedendo aiuto alla stessa Cassa Depositi e Prestiti, che ci ha ricevuto anche il responsabile. Qua teoricamente, senza modificare come è corretto, perché se uno presenta una legge di stabilità, i termini di soldi sono quelli, quindi non è che puoi sbragare, però la nostra proposta non cambierebbe le somme di disposizione anche per i comuni, addirittura per i comuni piccoli. I comuni teoricamente con l'aiuto dello Stato nel 2016 hanno la possibilità di fare non so se 400 miliardi di mutui che non li farà nessuno, e quindi lo Stato è disponibile ad aiutare per incentivare appunto a fare i mutui. Nessuno è in grado di fare i mutui, comunque molti non sono in grado di fare i mutui, o comunque Vercetto non è in grado di fare dei mutui. Per cui l'emendamento che abbiamo chiesto sia a Pagliari che a Romanini, che all'ANCI, che l'ha diffuso anche con un comunicato suo, era quello che nel 2015, perché se entra, va bene, nel 2015, nel 2016, nel 2017, se poi lo approvano nel 2016 vuol dire che ci sarà il 2018, di non pagare i mutui comuni. Questo ci darebbe quel respiro di 2-3 anni in attesa che arrivi finalmente le riforme sulla finanza locale, tutto quello che è stato promesso, che ogni anno poi viene rimandato e non viene fatto. Quindi è un ordine del giorno che, se l'avete letto, è fatto molto bene, perché tecnicamente è fatto da persone competenti che abbiamo cercato di sostenere. Poi non so se verrà accettato o meno, comunque sostenuto è sostenuto sia dalla Cassa Depositi e Prestiti che dall'ANCI, poi a livello locale da Romanini e da Pagliari, perché la discussione sulla legge di stabilità è iniziata al Senato, quindi era presente presentato il Senato, e quindi noi lo votavamo. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Ci asteniamo. Chi è astenuto? L'altro ordine del giorno che citavo prima, c'è una proposta di legge concernente l'introduzione del reddito di insediamento e altre disposizioni per favorire la residenza nei comuni montani con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, situati nelle aree svantaggiate e nelle zone interne. È presentato una proposta di legge, quindi questo ordine del giorno ha un sostegno a questa proposta di legge. E votandolo, noi domani lo inviamo alla Murra, trattino basso R, chiocciolocamera.it. Ma questo era da fare immediatamente dei gruppi nel primo? Sono tutti e due da fare. Allora, la votazione manca l'immediato. Allora, per tutte manca l'immediata. Allora, voi come idem, come sopra, per immediata eseguibilità? Si sono astenuti prima e si astengono. Su questo qua di sostegno alla proposta di legge concernente l'introduzione dei redditi? Sì. Siete favorevoli? Sì, spero sì. Che favorevole? Sì. Va bene. E immediato eseguibilità? Immediato, perché così domani mattina gli lascia scritto la Paola che lo mandiamo subito, c'è anche di me. Sì. Noi venerdì 4 siamo in grado di stabilire la data insieme alla revisione dei conti, ma pare che quando fare quella notte.